Se tu andavi a scuola e dicevi che avevi fame, la maestra ti mandava dietro alla lavagna, perché dovevi dire che avevi appetito, mai fame, perché appetito eri forte, eri giovane, il regime ti ha messo, ti ha dato la forza. Fame invece la colpa era del regime, perché ti ha procurato il mangiare, sono andato a mangiare. Ma questi ragionamenti eri giovane, ma li facevi dentro di te, ma io chi so? Io un po' su di più manco con fame. I partigiani convivevano molte volte proprio con la vita del contadino, della famiglia contadina ancora, molte volte. C'era il pericolo che loro avevano paura della famosa rappresaglia fascista e tedesca, perché c'erano i manifesti attaccati male piante che si davano da mangiare, si soccorrevano i partigiani e c'era la fucilazione alla schiena. I mugnai più erano nascosti e più macinavano, fino a 20 kg quelli della nonna ti facevano mettere in prigione. Allora ci gira la gente dalla famiglia, ce ne gira 3 o 4 della famiglia, 20 kg per uno, facevano il quintale, insomma. Si sentiva lontano da 200 metri, perché il profumo, quando il cavano le donne e il cavano dal forno, era eccezionale. E questo è il nostro pensiero. Loro non vincono sicuro, i fascisti. E con loro vai con i tedeschi. Con i tedeschi c'era una storia di risentimento familiare, perché la guerra del 15 era passata, che era 24-25 anni, quanti era che era passata. E si sapeva tutto di quel che erano i tedeschi. E poi dopo si aumentò, perché la gente quando vietano a vedere che c'hai le armi e ogni tanto vedono al passo i fascisti che erano nudi, perché gli si piangono anche le scarpe, qualche volta perché si nati ci c'erano. E ti cominciano a volerti bene anche i contadini, così, perché dici, questi non scherzano. Il passaggio del fronte fu come che tornasse il sole. Chi l'ha vissuto, quando ti sei trovato a contatto degli inglesi, degli americani, dei rossi, te pare come un sole che rispecchiasse, perché potevi dire, potevi cantare, potevi fare quel che ti pareva e nessuno ti dice niente. Io rifarei il partigiano, sì, se mi toccassero la libertà che oggi per me è un tesoro, sì, sarebbe disposto a rinunciare. Anche a passare quel che ho passato, è anche peggio, perché nel so quel che il destino mi porterebbe, però come ho fatto l'altra volta farebbe anche adesso, perché anzi, allora morì a 18 anni, mi scomodeva, ma a 90...